Buonasera a tutti, Silvia Castellazzi, Politecnico di Milano. Mi fa piacere condividere questa proposta sul servizio civile a nome di tutto il folto gruppo di lavoro che ci ha lavorato negli ultimi mesi. Partirei proprio da quello che è un po' il razionale di questa proposta che trovate indicato nel titolo in rosso di questa slide, da rimango a casa a divento parte attiva di un sistema più resistente alle emergenze. Quindi una proposta che ha innanzitutto come obiettivo la resilienza sistemica di tutto il paese, appunto, a fronte di possibili emergenze e di altre discontinuità che ci troveremo ad affrontare in futuro, e con un accento anche specifico sulla parte attiva individuale che ciascuno di noi può fare a beneficio della collettività, in particolare anche la consapevolezza della necessità di un contributo individuale. In questo senso, sicuramente le ultime settimane hanno acuito ancora di più la necessità di riflettere in questo senso. Quindi è un lavoro sulla resilienza, è un lavoro su quello che potremmo chiamare anche una capacità decentralizzata, capacità diffusa di welfare, di servizi, di risposta, sia appunto in termini proprio di bacino di competenze, ma anche poi di consapevolezza di quello che è il ruolo individuale di ciascuno, quindi anche un nuovo patto tra Stato e cittadini. Nella slide successiva vedete quello che è stato un po' l'incipit del nostro lavoro. Questa è solo una delle analisi che abbiamo svolto, in cui abbiamo ragionato su quello che è il fenomeno del volontariato all'interno del nostro paese rispetto ad altre realtà nazionali, e come vedete da questi dati, anche altri banche dati lo confermano. C'è un tema di poter lavorare di più su quello che sono l'impegno nel volontariato. Questa è solo una delle sfumature legate al tema del servizio civile. Infatti, nella parte di analisi che abbiamo svolto, un'analisi quale quantitativa che ha guardato anche a benchmark di misure di servizio civile in altri paesi, sia a livello europeo che a livello internazionale, e di cui troverete maggiori dettagli anche nel paper, con anche una parte di analisi di quelli che sono, appunto, sulla base di altre esperienze, anche i benefici sia a livello individuale che a livello collettivo di questo tipo di misura e di intervento. Passerei alla slide successiva, che racchiude proprio un po' il cuore delle diverse riflessioni che abbiamo fatto. Come veniva anticipato anche prima, ovviamente siamo passati attraverso una dialettica anche nostra interna, e anche andando a confrontare diverse fonti e diverse esperienze. Trovate qui nelle due immagini in alto quelle che sono un po' le due dimensioni, le due diverse interpretazioni principali che potremmo dare al servizio civile universale. Tornerò tra un secondo sul tema dell'universalità, che è proprio un po' la sintesi appunto anche del lavoro che abbiamo svolto. Da un lato, sulla sinistra, trovate, con questa immagine che viene dal mondo dell'associazionismo, dei Boy Scout, quella che è sicuramente la sfumatura più legata alla natura volontaria del servizio civile, quindi a un contributo che viene dato alla società e alla collettività. All'altro estremo della slide, con un'immagine che invece riprende più il mondo delle forze armate, il mondo della difesa, il mondo dell'obbligatorietà e di tutto quello che è il servizio, anche poi in senso stretto alla collettività, troviamo invece più l'elemento di obbligatorietà. Infatti ci piace parlare di diritto dovere, lo vedremo anche nella proposta concreta tra un secondo, proprio perché da un lato il servizio civile è un diritto in termini di arricchimento, di confronto che la persona singola può avere anche con altri contesti della società, con altre realtà. Quindi anche un momento di crescita, di confronto, ma dall'altro anche un momento per tornare alla consapevolezza di quelli che sono i doveri che ciascuno di noi come cittadino e come individuo si porta dietro. In mezzo a questo continuo, ovviamente, abbiamo poi tutti gli elementi legati che troviamo sotto anche ad altre dimensioni progettuali, come ad esempio quella legata all'età. Abbiamo riflettuto sul un coinvolgimento, diciamo, lungo tutto il ciclo della vita, o specifico per i giovani, su quelli che possono essere i canali di finanziamento, quindi passando da un'opzione principalmente a finanziamento pubblico, a una che invece coinvolge anche attori del mondo della filantropia e del mercato.
Una serie quindi di altre opzioni progettuali che abbiamo portato a sintesi nella proposta che vedete in questa slide. Parto dalla parte sotto della slide, che è proprio quello che potremmo chiamare lo zoccolo duro della nostra proposta, una proposta di scuola o di palestra, come l'abbiamo chiamata, dell'obbligo civile, quindi inserita all'interno innanzitutto di quell'idea di diritto-dovere con una durata limitata, quindi ad esempio all'incirca 15 settimane, che può essere estesa e può essere, diciamo, svolta all'interno di un periodo piuttosto ampio della propria vita, quindi andando a coinvolgere sia i giovani, ma restando poi aperta anche a persone nelle fasce di età successive, con però un forte elemento di formazione in senso ampio su quello che appunto è anche la consapevolezza e le competenze in una situazione possibilmente di emergenza o comunque di poi confronto con la comunità, quella che trovate qui denominata un'inception intensa tra i 16 e i 20 anni, quindi l'ipotesi è di avere di queste 15 settimane il grosso svolto a cavallo della conclusione del ciclo secondario di scuola. Una parte questa comune per tutti, quindi che potremmo chiamare curricolare, ma la letteratura, l'evidenza e le esperienze ci suggeriscono che poi è importante lasciare anche una parte a iniziativa individuale o diciamo a specializzazione, scelta individuale, che potrebbe essere poi costruita successivamente con una serie di elective. Trovate inoltre, quindi con delle specializzazioni, dei momenti successivi, trovate inoltre una prima ipotesi di quelle che potrebbero essere anche le infrastrutture, proprio le capacità, le reti su cui appoggiarsi, probabilmente in una prima fase andando a fare leva su alcune infrastrutture, alcuni corpi già articolati come quelli dell'esercito, quelli della protezione civile o piuttosto la Croce Rossa anche in termini poi di formazione. Ci piacerebbe fosse ovviamente gratuito questo primo elemento all'interno appunto dell'obbligo e integrabile con altri paesi dell'Unione Europea, proprio in un'ottica di consapevolezza, diciamo, che il sistema non si ferma ai confini nazionali. Prossimo passo di questa analisi sarà approfondire in modo più specifico quella che è anche la fattibilità economica di questo tipo di intervento, in particolare con un'analisi costi-benefici che abbiamo iniziato, che ci sembra già molto promettente, nel senso che lavorando su benchmark e parametri da altre, diciamo, esperienze di altri paesi, l'ipotesi a regime, quindi quando questo sistema su 15 settimane andasse effettivamente a coinvolgere i circa 40 milioni di italiani tra i 16 e i 65 anni, si parlerebbe di un investimento di circa un paio di miliardi annui a fronte di, come ci dicevamo prima, un aumento di competenze, di velocità, di resilienza del sistema, che come vediamo è di grande valore quando poi il tempo diventa la variabile.